patto di stabilità e enti locali è stato il tema del convegno promosso dal Centro Studi e Documentazione delle Autonomie Locali del Consiglio regionale. Tra gli argomenti presi in esame, l'armonizzazione contabile e il sistema unico di contabilità, il patto di stabilità interno dei comuni e il coordinamento della finanza pubblica alla luce dei nuovi assetti istituzionali. Qualche novità da parte del governo per quanto riguarda il patto di stabilità? Qualche novità speriamo più che altro qualche novità dell'Italia nei confronti dell'Unione Europea sul patto di stabilità, nel senso di poter almeno svincolare una parte degli investimenti e poter rendere un po' più flessibile il meccanismo della territorializzazione. È chiaro che il meccanismo così com'è non funziona e in un momento di crisi diventa prociclico, nel senso che va ad aumentare le situazioni di disagio e di crisi. Abbiamo gli enti locali che hanno disponibilità e la possibilità di fare investimento e non li possono fare perché bloccati da un meccanismo quantomeno stupido. Professor Puddu, il patto di stabilità è la ragioneria che prevale sulla politica? La ragioneria non prevale sulla politica, la tecnica non può prevalere sulla politica, però i conti vanno fatti e noi come patto di stabilità per poter stare in Europa abbiamo bisogno di rispettare dei vincoli di cassa. È necessario una verifica di riduzione non della spesa attraverso la spending review, quella va bene, ma poi ci vuole un controllo effettivo di cassa perché non fuoriescano risorse monetarie. La politica resta assolutamente nel suo primato, perché è giusto che la politica abbia il primato, ma nelle scelte.